Vediamo, se spediremo i vestiti oggi è prevedibile che arrivino a destinazione entro una settimana, ossia... Accidenti. Darla, vieni qui! Sì, signora Spectre? Hai scritto tu questo appunto? Quale? Questo qui. È vero che Messi si laurea tra meno di una settimana? Esatto. Lei ha detto che sarebbe voluta andare. Hai prenotato un posto in aereo e un albergo in città? No, non mi ha detto di farlo. Beh, te lo dico ora, Einstein, se non è troppo tardi. Avanti, muoviti! Sì, signora Spectre. La mia bambina... è già alla laurea. Bene, è tutto a posto. Le ho prenotato il volo 107 che partirà da Los Angeles mercoledì mattina alle 8:30. Bene, l'hotel? Ho trovato una camera. Grazie al cielo. Sai, Darla, siamo state fortunate, ma in futuro dovremo stare molto più attenti a come ci muoviamo. Devo poter fare affidamento sulla mia segretaria. Sì, signora Spectre. Ma a dire la verità, stavo aspettando che le arrivasse l'invito ufficiale. L'invito? Sì, i ragazzi lo mandano ai genitori dando loro informazioni sull'orario e su dove poter alloggiare. E a me non è arrivato? Beh... no. Sicuro? Sì, ho guardato sempre nella posta. Probabilmente sarà andato perduto. Probabile. Forse dovrei telefonare a Messi, eh? Non si sa mai. Pronto? Pronto, Messi, ciao, sono mamma. Signora Spectra, salve, sono Rhonda, si ricorda? Ah, Rhonda, come stai? Messi è lì con te? No. Ah, peccato. Immagino che sia andata a studiare in biblioteca. Senti, Rhonda, dovresti farmi un favore, avvertila tu che le ho telefonato, Vorrei tanto, ma non sono sicura di poterlo fare. Ma che cosa significa? Gliel'ha detto. Detto che cosa? Messi non ci sarà alla cerimonia. Che cosa hai detto? Ha lasciato l'università 3 giorni fa. Si è portata via i libri, i vestiti, ogni cosa. Ne sei sicura? Sì. Subito dopo l'ultimo esame, Messi non vedeva per quale ragione dovesse rimanere. Per quello che lei chiama un rito inutile. Un rito inutile, eh? Beh, non lo è per me, aspettavo questo momento da anni. Dimmi, Rhonda, dove è andata? Per quanto ne so io, è tornata a Los Angeles. Oh, ho capito. Grazie, cara, a presto. Quindi non è là? No. È tornata a Los Angeles. Ma non si è fatta ancora viva. Cosa le sarà successo? A che cosa stai pensando? Faccio sogni per il mio futuro. A te non capita? Sì, certo. A volte vedo me stessa come Madonna. Mi aggiro sul palcoscenico con un body mentre tutti gli uomini del mondo smaniano per fare l'amore con me. Mi capisci? Tu a cosa pensavi? Io non riesco ad arrivare a tanto. No, ma quando tu sogni non conosci i limiti. Sai, sono stanca di sostituire Katie, così speravo che tornasse presto. Sì? E che altro? Oh, una cliente. Ci penso io. Va bene. Caffè? Per caso fate il cappuccino? No, purtroppo no, ma il caffè è ottimo. Va bene lo stesso, mi ci vuole. Sotto esami anche tu, immagino, eh? Ho appena finito l'università. Una fortuna. Ci ho messo parecchio, ma ce l'ho fatta. Anch'io non vedo l'ora di finire, ho ancora un anno. Già, e poi dovrei affrontare il mondo del lavoro. E non è certo più facile. Ho già affrontato quel mondo, perciò sono tornata a scuola.
Venivo sempre qui quando ero al liceo. Volevo vedere se era come allora. È impossibile che questo posto cambi. Andavo in quell'orribile scuola privata che è in fondo alla strada. Ci stavo così male. Fuggivo spesso per venire qui, per vedere un po' di gente vera. E avresti potuto scegliere di meglio. Allora, che cos'altro ti porto? Del pane tostato, nient'altro. Sicura? Mm-hmm. Va bene. Ecco il tuo pane. Grazie. Beh, se vuoi qualcos'altro puoi chiamarmi. Cosa? Non è possibile. Non è azzardato dire che Sally Spectra è una stilista e che Ion Fashion la seguirà da vicino per le sue innovazioni. Innovazioni. Avrà sicuramente pagato perché scrivessero questo. Credo di aver rinviato abbastanza, mamma. È ora che ti faccia una visita. Ma chi era? Ma non lo so. Un tipo strano. Una ragazza interessante, diversa. Non mi dispiaceva. Sì? A me sembrava che somigliasse ad una vedova nera. Beh, non mi ha certo morso. E comunque, credo che tornerà, ha dimenticato il portafogli. Evviva! Ah, ti dico che non ho mai visto niente del genere in vita mia. Sono subissata dalle ordinazioni. Mi chiedono nuove forniture, i clienti fanno la fila nei negozi e i negozianti mi chiedono altri capi e noi glieli manderemo, giusto? C'è qualcosa che dovrebbe sapere. D'accordo, genio, dimmela pure, ma evita le brutte notizie. Niente dovrà rovinare questo bel momento. Si tratta di Macy. Di Macy? Ha telefonato? Dai, che ti prende! Macy. Ciao, Sally. Sally, non si usa più dire mamma? D'accordo. Ciao, mamma. Così va meglio? Beh, non mi vedevi da tanto tempo, forse è solo per questo. Già. Ti ho telefonato stamane. Ho parlato con Rhonda. Mi sarebbe piaciuto partecipare alla consegna ufficiale dei diplomi di laurea. Sono sicura che Rhonda ti avrà spiegato perché ho voluto evitare la cerimonia. Ma comunque sei laureata. Mi spediranno il diploma. E avresti dovuto ritirarlo insieme ai tuoi compagni di corso. È gente che mi ha già dimenticato. Lo sapevi quanto ci tenevo? No, mamma, non lo sapevo. L'ultima volta che abbiamo parlato non mi hai detto che avresti voluto esserci. Sì, ma solo perché capitava in un periodo pieno di impegni per me. Ma avrei trovato il tempo. Non te l'ho scritto sul biglietto che ho allegato all'assegno? No. Non c'erano biglietti con l'assegno. Beh, non ho avuto spesso tue notizie ultimamente. Sarei stata impegnata con lo studio, la tesi, anche con gli inviti e le feste. Ero molto impegnata. Avevo milioni di amici e uomini che cadevano ai miei piedi, come puoi immaginare. Beh, mi fa piacere che tu sia felice. Sono esattamente ciò che sembro. Qualcosa non va per caso? No, no, ovviamente no. Hai problemi con un ragazzo? No, mamma, davvero, sono molto felice. Anzi, sono innamorata. Lui vive qui a Los Angeles quando non viaggia. L'ho conosciuto all'università a una riunione di ex alunni. Beh, vorrei conoscerlo. Magari una di queste sere a cena. E dimmi, come si chiama? Che cosa fa? Quanti anni ha? Se non sbaglio hai detto che è un ex alunno, è giusto? Mamma, lo conoscerai, ma è molto occupato in questo momento. Forse nel weekend? Senti, proprio non lo so. In ogni modo gli dirò che ci hai invitato e gli chiederò quando sarà disponibile. Comunque, mi ha fatto piacere rivederti, mamma, davvero. Ciao.
Oh, aspetta, aspetta. Ti prego, Messi, non scappare subito via. Pranziamo insieme. Ti porterò al caffè russo. Voglio sfoggiare la mia bellissima figlia. Sarà un primo festeggiamento. Mi spiace, per tutte davvero, due. Ma oggi non ho tempo. È la giornata ideale. Avanti. Senti, Sally, dovrei chiederti un favore. Che genere di favore? Si tratta di un piccolo prestito. Mi servivano dei vestiti, avevo dei conti da pagare e ho usato i soldi della laurea. Sono sicura che non ti dispiacerà darmeli. Puoi farmi un assegno, così vado subito in banca. Ho capito, Messi. È per questo che sei venuta, vero? Denaro. Non lo nego. Sono venuta a chiederti denaro. Ma solo perché stavolta ne ho bisogno. Stavolta? A me sembra che sia sempre la solita storia. Che vuoi farci? Sono cose che capitano. A te però capitano un po' troppo spesso. Ho dovuto lavorare sodo per guadagnare. Ma tu non sai neanche che cosa significhi, non hai mai lavorato. Conosco la canzone, tu hai lavorato sodo. Sì, è così. Cerca di non dimenticarlo. L'ho fatto per te, per costruirti un futuro. L'ho fatto per darti quello che non ho avuto alla tua età. È vero, infatti hai esaudito ogni mio desiderio. Auto, vestiti, cavalli. Ho cercato di accontentarti. Ma a tutto c'è un limite. Hai messo il limite molti anni fa, mamma. Sì, mi hai dato tutto. Tutto tranne la tua attenzione. Tutto tranne il tuo tempo. Credevo che tu avessi capito. Dovevo lavorare. Dovevo portare la Spectra al successo. No, non è vero. L'unica cosa che ho capito è che non potevo contare su di te. Ogni volta che ho avuto bisogno di te, eri troppo occupata. Sono veramente stata occupata. Ed ero sempre sola. Dovevo lottare per poter avere tutto questo. Ho cercato il tuo perdono in ogni modo possibile. In un solo modo, mamma, soltanto in quello. Per questo ora sono sicura che farai quel piccolo assegno. Per far tacere la tua coscienza. Hai sempre fatto così finora. Va bene, Messi, avrai il denaro. Visto che in fondo è soltanto quello che vuoi. E cos'altro potrei volere? Di che altro potremmo mai parlare? Non dimenticartene.